un evento importante, un evento dedicato ai giovani, ai nostri allievi, se ne sono diplomati in questa tornata e prendono i gradi in 93. Ci sembrava bello restituire alla città quello che la città sta facendo col suo cluster marittimo di impegno per la formazione di giovani che si avviano alla carriera militare in tutta Italia. È sicuramente una giornata di passaggio, se vogliamo, dopo l'esame, quindi rappresenta simbolicamente il passaggio da allievo ufficiale a terzo ufficiale, che è il passaggio, diciamo, anche se vogliamo, più complicato di una carriera di un marittimo, sicuramente. Fare il marittimo significa condurre una vita che ha anche dei sacrifici. Però devo dire che i ragazzi vengono affrontati con entusiasmo, determinazione e quindi sono pronti a partire per questa nuova realtà. È un momento che attendevamo, non accade sempre di avere 100 ragazzi che diventano ufficiali e questa è una bella storia da raccontare. È un'emozione vedere tanti ragazzi che oggi raggiungono il primo obiettivo, parte un processo per loro, una nuova avventura e quindi anche per Genova questa bella emozione di avere questo centinaio di ragazzi che domani potranno formare le flotte del futuro. Quindi siate consapevoli di avere in mano un bellissimo mestiere, un mestiere che vi porterà a fare bellissime esperienze e siete un elemento di un'economia. Quindi credo che il suggerimento è non vi spaventate delle sfide che vi aspettano e siate contenti e orgogliosi di quello che avete raggiunto oggi. Questa giornata è importante per il momento, ma anche perché ha alle spalle un ente di formazione come Accademia della Marina Mercantile in cui crediamo tutti, in cui crede il sistema. Ci crediamo noi come Regione Liguria. Abbiamo investito negli ultimi anni, dal 2016, oltre 4 milioni di euro per sostenerla e per farla crescere con percorsi che sono per gli ufficiali di macchina e coperta, ma sono per tutte le professionalità di cui c'è bisogno a bordo. Abbiamo aperto sedi a Lavagna, abbiamo aperto sedi ad Arenzano e arrivare a un'occupazione del 90% dei ragazzi credo che sia un grandissimo traguardo, reso possibile anche e soprattutto dall'accordo con le aziende. La presenza qui oggi delle compagnie di navigazione, di tutte, è, diciamo, il segno tangibile del successo di questi corsi e delle prospettive che possono offrire proprio perché rispondono alle concrete esigenze del mercato.